Puntata 10-11 e non sto facendo più episodi in una volta perché la stagione è già finita da un mese e il mio progetto di un video a settimana è andato in fumo più del matrimonio di Johnny Depp. Via! I nostri non eroi, perché gli eroi non esistono e tutti hanno le proprie colpe, sono finalmente arrivati nei pressi del porto. E già mi devo innervosire, perché Armin, Jan, Connie, vi voglio bene, mica saprei anche morire. Ma le menate ipocrite "non voglio uccidere nessuno" erano nostri compagni? Anche no. Avete sterminato più gente voi a Liberio che tutti i giganti sull'isola. Armin, tu poi sei letteralmente una bomba nucleare. Che scroto, ti lamenti o ste pagliacciate non le voglio sentire. Via alla missione. Obiettivo: prendere l'idrovolante degli Azumabito e andarsene via di culo. Piano: ingannare Flock per evitare vittime e recuperare gli Azumabito. Ce la faranno? Lo prendo come un sì? Quindi è una puntata a cazzottoni sulle gengive. Allora so cosa fare. Ci tengo ancora alla monetizzazione. Aspettate. Genere: alternativa e punk. Stato d'animo: arrabbiato. Sì, questa può andare. Ah boh, ma il contatore morti viene dritto dritto dal 2018. Già, anch'io pensavo di più. Che dici, scendiamo? Sangue a fiotti, budella esplose, pellicine delle dita strappate, quanta violenza! Perché stavamo combattendo? Ah cazzo, gli Azumabito! Le vostre famiglie private della vita! Speranza, valori, orgoglio e fiducia in se stessi annichiliti! Ciò detto, chi si unisce a noi? Ma perché non funziona mai? E che cos'è Attack on Titan by Michael Bay? Lo so, sono bravo. Gli Azumabito vengono scortati al seminterrato, ma prima Terminator reference. Mi staccherebbe zitti qui! Mi staccherebbe zitti qui! As sharp as many but got hard, I'm ready to change scars to envy. Large and plenty, I'd like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, cause I'm great at that all. Questa gag mi è sfuggita di mano. I due che intralciavano Connie e Armin sono stati fatti fuori e Pick ha trasportato tutti al porto. E no, non perderò tempo a fare la sceneggiata. Oh mio Dio, Daz e Samuel sono morti! Ho già fatto la stessa cosa con Marco. Che tra parentesi, secondo me molti non hanno neanche capito che fosse una battuta la mia quando dicevo che fosse un personaggio importante. E l'ho fatta anche con Carlo. Basta, tre volte lo stesso meme e mi sparo in testa. Ma veniamo alle cose importanti. Liberio è inculata. Dal seminterrato è tutto. Prossimo appuntamento per la rassegna stampa domani alle 7. Ma prima di salutarci, spazio allo sponsor. Questo video è sponsorizzato da Crunchyroll. Non è vero mai, non mi caga nessuno, dico troppe parolacce. Però vi ho fatto più pubblicità io che tutta la vostra campagna marketing. Come Liberio è spacciata? A quanto pare, per preparare l'idrovolante, di norma ci vuole minimo mezza giornata. Ma visto che il vuoto della terra sembra lento, ma in realtà spigne forte, per quel tempo la città sarà già bella che calpestata. Nuovo piano: prendiamo la nave attaccata all'idrovolante e via di culo. L'andare via di culo è fondamentale. Ma i nemici sono tanti, l'energia dei giganti si sta esaurendo e la canzone della MV è quasi finita. E come se non bastasse, i Jäger fascisti hanno chiamato i rinforzi. Ok, chi ha usato tutti i punti ispirazione? Colpo di scena, tutti i vagoni saltano in aria e Falco decide di entrare nella mischia e di trasformarsi nel gigante Mascella, che ha un becco e le penne. E lui si chiama Falco. E fatemelo il gigante volante, che è dalla prima parte che non smetto di pensarci. Allora, vediamo, non ci sono giganti con le ali? Mini teoria. L'idrovolante inizialmente funziona, poi si rompe, ma Falco diventa un gigante con le ali e vola sopra Eren. Probabilmente sono cazzate, ma se accade ce l'ho grossissimo. Comunque è bello tutto, molto figo, ma nessuno pensa alla povera Ymir che ha perso altri 1000 anni di tempo per progettare il nuovo design per il gigante di Falco. Dov'è il sindacato? Oh beh, ormai ci siamo. Finiamo questo MV, dai. I'm not afraid to die.
questo era gratuito. E no, la scena figa la so fare pure io. Boia che mostro! Però io non vi ho interrotto! La battaglia è finita. Gli Azumabito salvi e l'idrovolante conquistato. Certo, l'idea di non fare vittime non è andata esattamente in porto, ma almeno non è morto nessuno dei noni, è vero, Magat resta indietro. Perché c'è Sadis? Ha fatto saltare in aria il treno di prima. Ah, ho capito. Facciamo saltare questa merda. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Magari in un'altra vita. Se ne vanno così due uomini, due soldati, due anime, con una speranza. La speranza di vedere un giorno, un mondo in pace, un mondo unito, dove i rancori del passato non traccino più la via per il futuro. La speranza che questa storia possa avere un lieto fine. Al prossimo video! Al prossimo video! Al prossimo video! Al prossimo video! Ciao!